Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova diretta. Oggi con noi abbiamo Gregorio di Exibo, è il distributore eh, per l'Italia di questi due brand che andremo a vedere. Uno è Yamo e uno è Clips. Eh, Sono brand dedicati all'audio professionale, però eh, audio professionale da portare a casa vostra. Quindi eh, soundbar, altoparlanti, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi sistemi dedicati a alla eh, entertainment. Io eh, darei il benvenuto anche a Gregorio eh, non sarò solo io appunto a dirigere questa diretta gli diamo subito la parola, almeno si può presentare può presentare un minimo eh, cosa fa Exivo. Allora, buonasera a tutti, ciao a tutti eh, grazie David per, per questa, questa opportunità questa fantastica diretta, grazie a Allostore, di Empoli e... grazie anche a voi comunque di aver accettato ovviamente è un piacere assolutamente. Allora, io eh, sono Gregorio Zito. Greg, chiamatemi Greg perché Gregorio ormai mi chiama solo mia mamma, E sono product manager per la eh, in Exibo per la divisione SBU Consumer Audio. Dei eh, marchi che eh, ha appena citato David, come Klipsch e Yamo, altri eh, brand distribuiti. Da Exibo, insomma, ce ne sono tanti, ma non, non ne parleremo in questa, in questa occasione. Um, Exibo chi è? Exibo è una delle realtà. Importanti sul, eh, sul territorio italiano per quanto riguarda il settore audio, audio e distribuzione audio, distribuisce marchi appunto come Sennheiser, quelli già citati e molti, molti altri anche nel settore professionale. È un'azienda che è sul mercato da 62 anni, nasce nel 1958, ha all'attivo circa 60 dipendenti oggi, 5000 metri quadrati di eh, stabile eh, vicino Monza. Compreso di logistica interna, e esterna e laboratorio di riparazione, nonché ovviamente area commerciale, e, e niente, mh, sono qui mh, per <ride> così, um, okay, per parlare poi di Scusate, esatto, dei due brand, eh, sì, 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 sì. sì. Okay. E comunque dare magari qualche consiglio a chi certo. ha questi dubbi, no? Su chiarire qualche è. dubbio, magari, anzi, fate domande perché sono qua apposta, magari tante volte, eh, insomma, oggi come oggi, eh, adesso si parla di audio professionale a casa, ma professionale inteso come... Ehm, Qualità. Come risultato, come, esatto. come qualità, non necessariamente come. Come difficoltà, diciamo. di Esatto, di come click, difficoltà ehm. o come esatto. volumi di spesa, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi yes. okay. diamo qualche buon consiglio a chi magari ne ha bisogno. Ecco. Perfetto. Eh. Ok, adesso allora, vuoi partire con la sì. condivisione dello schermo? Eh, no, perché, comunque, ovviamente si è presentato, eh, si è eh, preparata una presentazione riguardo appunto sì. eh, i prodotti. Assolutamente, fermiamoci. Fermatemi quando ritenete opportuno. Ok, io quando ho delle domande te le passerò. Allora, solo un attimo. Sì, sì, sì. Ecco qua. Eccola. Si vede? Sì, sì, sì. Perfetto. Sì, sì, sì. Allora, come dicevo, parleremo di Clip Scegliamo. Clip è un brand americano. Chiamò eh un brand danese, entrambi eh, brand che eh, hanno da sempre costruito realizzato diffusori audio e di, di alto livello, di alto livello ehm, soprattutto nel campo hi-fi. Eh, cosa succede? Eh, una, un, qui parto subito. Con, con questa immagine, con questa slide, e mh, tante volte un appassionato di musica, eh, di ascolto, eh, desidera una sala audio fatta magari in questo modo con, delle, con, delle, con, con dei diffusori dedicati, l'amplificazione la, la, dedicata, eh, una stanza tutta dedicata all'audio. Perfetto, questo, questo è il desiderio di ogni appassionato A che si rispetti di, di musica d'ascolto. però quello che succede, eh, il più delle volte, è constatato di persona. Eh, mi si chiede ma come posso fare per eh, migliorare eh, senza necessariamente, eh, non tutti hanno la possibilità di avere una sala così, ecco, diciamo, tante volte in realtà eh, succede questo, ecco, quello che si, quello che si viene quello, nella realtà dei fatti, a volte la nostra musica preferita eh, si ascolta da mh, soluzioni non esattamente diciamo, un po', un po arrangiate, ecco, un po' arrangiate, adesso qui ho, ho esagerato magari, con, però era per, per far passare il, il concetto. Ecco, in realtà di, di, oggi non, non tutti eh, con, eh, appunto, nonostante ci siano tante tecnologie eh, avanzate per, per la fruibilità e l'ascolto della musica veramente ovunque, tante volte si hanno soluzioni fatte in questa maniera, ecco, che non sono il massimo. Allora, cosa ma perché è un peccato, perché comunque ascoltare la musica influenza le nostre, qui ho, ho raggruppato le 6 A, i sei modi di ascoltare, cosa fanno? Ascoltare la musica influenza le nostre emozioni e riduce lo stress, assolutamente. Quante volte eh, a, 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 mettiamo, dico mettiamo su un disco, anche se non è, non è esattamente il, quello che succede oggi, però... Facciamo partire una canzone che ci fa rilassare. Ascoltare la musica ci fa sentire più connessi l'uno con l'altro, andare a un concerto, sentire, confrontarsi. Ehm, avere la passio una passione comune eh, e goderne, ascoltare musica ci rende più produttivi e creativi. Certo, eh, il laboratorio, in laboratorio, in casa, mentre cuciniamo, ovunque c'è musica di sottofondo, e questo veramente e anche inconsciamente può cambiare il nostro modo di approcciare la nostra attività. E ascoltare musica ci fa stare in salute ed essere in forma. Noi corriamo, facciamo attività fisica con la musica. Ascoltare musica fa stare bene anche in famiglia, certo. Mettiamo una musica di sottofondo, facciamo cantare i bambini, eh, mettiamo una, la, la nostra canzone, la canzone di quando ci siamo fidanzati. Ecco. quindi. Eh, sono tante le, le, le situazioni eh, dove la musica veramente ci, ci rende la vita migliore. Ascoltare i podcast anche, per ultimo, aiuta ad ampliare i nostri orizzonti culturali. In fondo, è come leggere un libro, quindi migliorare sicuramente la nostra cultura. Qui parlo di vinili: parlo di vinili. Il vinile è, diciamo, è il supporto discografico, il supporto che ha lanciato l'industria discografica tanti anni fa. E c'è stato un. Um, negli ultimi anni i produttori hanno. Gli artisti hanno ricominciato a produrre um, su vinile. Il vinile si può dire che è il, non solo è il, il supporto discografico che ha lanciato l'industria discografica, ma l'ha rilanciata nuovamente in questi anni. Rendendo um, Anacronistico, se volete, in quanto le, 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 oggi le piattaforme digitali di streaming sono, sì, sono molto più utilizzate. Ecco, quindi io posso ascoltare eh, questi, questi album che vedete in classifica ovunque, non, non ho bisogno di metterlo. Mm -hmm. però ecco. Però, ehm, hanno fatto la gioia dei, eh, diciamo, di quelli come me, che comunque eh. ehm, a me, per, per esempio, piace collezionare venili. E questa è una classifica pazzesca, tra l'altro, che non questo, me esatto, lo allora, cioè, eh... aspettavo assolutamente una cosa <ride> no, del genere, no, infatti, ma c'è da dire che il 2019 adesso que, quest, questo, questo appassiona tantissimo. La, la, classifica la, la classifica dei vinili che, che poi è, è quella che poi. Oggi è quella che si può, può più monitorare rispetto ad altre eh, che sono i CD piuttosto che anche lo streaming digitale. Sì, si può monitorare, però è molto, eh, molto variabile. Invece, qui ci sono stati venduti tot dischi, ancora esiste e l'anno 2019 è stato sicuramente l'anno di Queen, come non solo si vede dalla classifica, ma insomma è uscito è uscito il film, esatto, di e sì, da mia... lì poi tutta una serie di. di si è ricreato ancora il per fortuna perché a me piacciono da morire i queen esatto, quindi si è ricreato tutto un filone quindi la gente ha cominciato a si è riappassionata e, a e chi ha scoperto i, i queen e, e tra l'altro la cosa curiosa è che molte volte eh, questi dischi in vinile vengono acquistati dai ragazzi, dai ragazzi di ventenni, anni, eh? non eh, quarantenni come me o anche più, diciamo, più maturi. Ecco, non, non necessariamente. Quindi i dischi, da, da, dalle statistiche, vengono acquistati proprio anche dai ragazzini, ragazzi, ventenni. E, e qui la classifica, vedi, le Queen, Pink Floyd, Nirvana, Ligabue, le Zeppelin. Le Zeppelin che voglio vedere io non so se si vede, sì, ma Ecco, io eh, sono un appassionato di musica di vinile, sono anche un musicista. Suono in, in un paio di band, tra cui una, una... Led Zeppelin Tribute Band. Quindi, diciamo, questo è, è un lavoro che mi appassiona parecchio. Ehm, infatti, quello che eh, appunto. Mh, il concetto di questa, de, de, nel discorso di minili, che ha, ha rilanciato veramente il, il supporto, cioè la, la musica che si tocca, quindi il, il supporto esatto, musicale. Sì, sì esatto. perché mh, così apri il disco, ti è bello, eh, può, può anche profumare, può anche essere ruvido, insomma, le esatto, copertine, sì. è, è bello scoprire l'inside, quindi... Sì è eh, quello che manca no, alla tecnologia diciamo nel senso esatto da, il modo di fluire ora oggigiorno da film, oh. così, qualsiasi e si sì, sia sì, sì, anche su netflix per esempio per quanto riguarda i film anche, anche lì no sono colpevole di essere un collezionista di ora <ride> come ora blu ray perché comunque è in quel caso no anche necessità di averlo eh, avere contenuto una certa qualità, certo. uh, però appunto colleziono il Blu-ray quindi il formato fisico del, del film per esempio. Esattamente, il collezionismo è proprio insito nell'essere umano, ci piace esatto, sì. proprio collezionare gli oggetti e come dicevi tu giustamente quello che manca è proprio il toccare con mano un po' come i libri, gli, gli e-book è bellissimo, io in borsa 8000 libri, però il, il tatto non riesco a Esatto, a sì. Trovare quel piacere di, di sfogliare le pagine, di sentire esatto. il profumo della carta. Insomma, sono, eh. sono, sono tutti i sensi che vengono stimolati eh, inconsci inconsciamente, eh, cioè, che poi ti danno, ti danno un piacere superiore. Esatto. Ecco, che diciamo. poi quel libro, meno, eh, personalmente, c'è anche la sfida a farlo arrivare a fine lettura integro, perché ovviamente portandolo, <ride> no, con, eh, per quello di, perché poi lo devi rimettere nella libreria e in tonso. Ovviamente non ci riesco mai, però <ride> no, immagino l'obiettivo, <Allora>, il... <ride> me lo pongo. <ride> e quindi, appunto, no, questa, diciamo, la, il ritorno al vinile è così. È, è, non, come ho scritto, non si tratta solo di una moda: il ritorno al vinile è una tendenza che è qui per restare con noi a lungo. È un bel, un bel segnale, eh, non solo commerciale, ovviamente, ma anche dal punto di vista dell'apprezzare del, dell la, la musica. E del rito, del io voglio ascoltare questo disco. Tante volte, anche per pigrizia, io metto su il, il, il disco e poi non lo tolgo per tre giorni. Quindi mi, mi piace proprio perché lo ascolto tante volte sempre, lui avanti sì, esatto. alla palla E mh, riesco a cogliere migliori mh, dettagli. Ecco, lo ascolto un po' più attento. Ecco, ma gli, app gli appassionati di musica che ci stanno seguendo e stanno guardando hanno perfettamente inteso cosa attività è ecco è anche un altro modo di ascoltare e anche un altro modo di ascoltare ecco il, poi chiaramente eh, c'è la, uh, la, la, il modo eh, diciamo contemporaneo la modalità contemporanea che è la, più, la più utilizzata che è appunto la, la piattaforma di streaming online che le, le due più note eccole qui sono Spotify e Tidal eh, che eh, tra l'altro su Spotify ho allegato un piccolo Due, due, due numerini che si riferiscono al, ai dati di, di iscrizioni utenti, eh, che si riferiscono all'anno scorso, 248 milioni di, di utenti eh, al mese. Quindi, eh, insomma, mh, si parla di, di numeri grossi. Tidal non è assolutamente eh, arrivato a, a questi numeri. Eh, Costa è vero che costa anche di più l'abbonamento costa il doppio ma è vero anche che Tidal offre eh, la, eh, lo streaming in qualità eh, CD o fino al 96kHz in MQA quindi in qualità da studio di registrazione quindi una qualità decisamente su 10 volte superiore a eh, Spotify questo diciamo un po' più dedicato un servizio proprio dedicato agli appassionati Ecco, e, però ecco Spotify rimane sicuramente una piattaforma, la piattaforma più utilizzata. E, ma mh, come l'ascolto io la musica da Spotify mh, dal cellulare? Sì, io vedo questa, questa scena qui, No, vediamo. Ecco, questo mi fa un po' rabbrividire, mi fa un po' rabbrividire. Ecco, perché eh, è proprio un uno spreco, uh, quindi mh, è per questo che le aziende, le, le, le grosse aziende eh, di audio si sono adoperate nel eh, realizzare dei sistemi moderni, eh, non più così ingombranti come una volta, non più mobiloni, non più eh, cassettoni enormi che ci sono ancora per carità, eh, c'è un mercato fantastico dell'i5. Tradizionale, chiamiamo così, le aziende si sono invece organizzate per realizzare prodotti eh, attraverso i quali è possibile eh, fruire al meglio, ascoltare al meglio tramite le piattaforme. La musica ehm, eh, di streaming digitale della musica. Quindi qui ho un paio di, di soluzioni: qui non si vede bene la, la scritta sotto, pardon. Comunque, eh, per esempio, in questo caso vediamo dei diffusori Clipsh. Eh, che possono essere, per esempio, una soluzione 1 collegati a un, direttamente a un giradischi o una tv, eh, per esempio. Una soluzione 2 anche uno smartphone a un PC tramite connessione USB o anche direttamente a un giradischi. Ma questi sono solo due, due, due esempi eh, tra eh, migliaia che ne potremmo fare qui, ma non è, non è il caso. ecco. Eh, parliamo di Clips. Eh, ecco. Klipsch, eh, Brand americano che nasce nel 1946 a Indianapolis, uh, Klipsch, è il, il cognome di Paul, Paul Klipsch, il fondatore, il, uh, colui che ha creato questa quest azienda. Quindi sono uh, uh, più di 70 anni sul, uh, sul mercato e mh, su, diciamo che uh, il, il loro marchio di fabbrica è sempre stato uh, alto casse diffusori molto 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 grossi molto efficienti eh, con un design minimale eh, che potessero andare esteticamente bene veramente ovunque in, in qualunque casa e devo dire che ci è riuscito molto bene perché eclipse eh, ne abbiamo anche un um, abbiamo una cassettina in, pro, in prova diciamo comunque in esposizione in negozio e sono veramente dei, dei prodotti molto molto belli e anche proprio fatti bene, tutte queste definiture, eh, molto ecco, molto belli, devo dire, design molto raffinato. Sì, assolutamente. E' è stata da qualche anno eh, è stata, sono state create de, de, delle linee, eh, come dicevo prima, eh, più adatte al, um, all'ascolto. Eh, Moderno di oggi, come si ascolta la musica? Tramite Bluetooth, tramite WiFi, eh, sono stati creati appunto dei, dei speaker wireless. Eh, qui si possono già vedere un pochino le dimensioni. Eh, per esempio, esiste, eh, si parte dal piccolino eh, che si chiama Heritage Groove, eh, un piccolino anche a batteria con una potenza di 20 watt eh, con connettività Bluetooth. La batteria che ha un'autonomia di 8 ore. E è, un, è dotato di microfono per esempio per fare anche delle conference call. Possiamo usarlo adesso, soprattutto in questo momento, ok? Eh, si usano le cuffie, ma magari la cuffia la voglio, voglio fare una pausa. La cuffia, voglio ascoltare bene tramite un diffusore eh, di qualità. Questo piccolino potrebbe essere una soluzione, non solo per ascoltare appunto la musica. Questo veramente si può posizionare ovunque, è veramente piccolo per passare poi al The One in versione 2, perché siamo alla seconda generazione eh, del, sia del The One che del The 3 che vedremo dopo, anche lui sempre nei due colori, lui non ha la batteria e eh, abbiamo la connettività sempre Bluetooth e eh, analogica con un cavettino eh, AUX da 3,5 mm sempre nei due colori, nero e noce. Sarà al D3 che è il eh, più grande dei, dei tre piccoli, dei tre monospeaker, diciamo, anche lui nei due colori, walnut e black. La particolarità che rende unico il D3 è che mh, nella sua categoria è l'unico ad avere il preamplificatore fono, ovvero io posso collegare un giradischi, il mio giradischi eh, Torrens del 1970, direttamente a lui senza passare attraverso eh, preamplificatori esterni. Yeah. E questa è una cosa che lo rende molto versatile, e non solo per la connettività, per la connessione line e fono, questa qui, ma a, avendo anche l'ingresso USB, posso eh, collegare per esempio il mio dispositivo mobile, mh, che so, l'iPhone, l'iPad o il PC, direttamente via USB e ehm, fruire dell'audio in alta risoluzione, cosa che per esempio via Bluetooth, che è previsto in questo caso, non, non si può fare perché è un limite proprio del, della tecnologia Bluetooth. Io tramite invece cavetto USB riesco ad ascoltare la musica in alta risoluzione, qualora avessi un, un file in alta risoluzione. Quindi è un prodotto sicuramente molto 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 avanzato ed è un... Ed è uno speaker con configurazione stereo e vi faccio vedere come è fatto. È fatto in questa maniera: quindi non è un mono altoparlante, ma lui nasconde sotto la carrozzeria ben 5 eh, driver. Due sono i driver, diciamo, per i medio alti uno per i bassi e due, sempre per i bassi, radiatori passivi ai lati. Questo per espandere ancora di più l'immagine stereo. Infatti sono speaker stereo, non mono. Anche se sono mono speaker, sono stereo. Questo è importantissimo. Okay. Abbiamo anche la versione del D3 con il Google Assistant. Quindi eh, spariscono tutte le connessioni proprio fisiche, l'USB, il fono, il giradischi, line. Quindi lui rimane un prodotto che... Eh, Funziona esclusivamente tramite la voce. Ok. Quindi io attivo anche i miei servizi su Spotify e gli dico, e hey Google? Fammi partire i Beatles da Spotify. Ok. E, um, domanda: eh, è proprio un'integrazione completa del Google Assistant? Quindi magari si trasforma in una sorta di Google Home? Sì, eh, eh, va okay. ad integrarsi al sistema Google Home. Sì, si va ad integrare a tutti quelli che, so, a che sono i prodotti che uno già ha in casa o che pensa di integrare in futuro, certo. Okay, viene, gestito, magari... viene gestito proprio dall'account, okay. sì, sì, perfetto. Quindi chi ha magari ehm, desiderio di creare appunto una smart home può tranquillamente farlo, eh, può tranquillamente inserire il D3 dentro il, esatto. dentro il sistema di smart home, perfetto. Poi la esatto. domanda magari prima di farlo, continuare, eh, per chiarire magari l'eventuale dubbio che potrebbe avere coloro eh, che ci ascoltano che ci guardano eh, sulla configurazione degli altoparlanti perché abbiamo detto che è un eh, che è stereo. La configurazione, ma eh, hai detto che è comunque un mono. No, è mono speaker, mm. nel senso che è uno speaker solo. Come vedete esatto. è, è proprio una, una cassa unica. Intendo come mono, um, oggetto. Sì, esatto, solo. Eh. Non è il classico sistema esatto. con due casse stereo che abbiamo che adesso vediamo. Abbiamo okay. anche quelle, però intendo come è un sistema che riproduce in maniera stereo come si vede qui. Quindi quei due canali separati, ma tutto da un'unica cassa, perfetto. Ok. Questo è il è quello che intendevo. E appunto per poi passare a sistemi un pochino più importanti come per esempio le The Sixes, che è una coppia, in questo caso eh, più tradizionale come, eh, come configurazione, una coppia di eh, speaker attivi, di casse attive. Quindi io non ho più bisogno dell'amplificatore, non ho più bisogno dell'amplificatore perché le casse sono già attive, hanno già un amplificatore. Di 100 watt per canale all'interno che eh, pilota entrambe le casse. Adesso qui le vedete anche senza la mascherina frontale che, eh, eh, che è magnetica e si può, diciamo, a gusto asportare Ecco, queste è così. Si presentano senza mascherina. Anche qui questo è un sistema eh, ancora più completo. Perché, oltre ad avere ancora il fono input, quindi posso collegare il giradischi direttamente qui, quindi senza amplificatore, eh, abbiamo ehm, sempre l'ingresso USB, ma in più abbiamo anche l'ingresso ottico per, per collegare un'eventuale TV. Io qui ho messo connessione a qualsiasi sorgente: ovvero io posso utilizzare queste due semplici casse, posizionarle per esempio ai lati del mio TV. E utilizzarle come sistema completo per amplificare TV, Giradischi, eh, iPad, iPhone, PC tramite PC, USB adatto. o tramite Bluetooth eh, o un lettore CD. Posso collegare tutto semplicemente alla cassa. Qui vedete proprio il pannello come fatto. E qui è possibile collegare tutte le vostre sorgenti. E il problema è risolto anche il telecomando non solo i, i comandi qui sul, proprio sul pannello della cassa, ma anche il telecomando, quindi diventa un sistema fatto, pronto e finito. Eh, plug and play. Questo diciamo è il sistema eh, flagship del, eh, dei diffusori amplificati di Clipsh. Okay. Passando poi sempre a sistemi eh, stereo, eh, sempre però amplificati, abbiamo l'R41. Le R51PM che sono un po' più piccoline rispetto alla D6s anche loro hanno tutto quello che ha. Le D6s come pannello: nel senso, posso collegare il mio giradischi, posso collegare il pannello di ingressi esattamente identico. Ho le USB, ho il Bluetooth, eh, ho il telecomando: eh, ho veramente tutto quello che mi serve. E anche le griglie qui si possono asportare eh, perché sono magnetiche. 40 Watt per due, 40 w per canale per l'R41, 60 Watt per lr 51 Quindi questi sono sistemi che non hanno bisogno di nessun amplificatore, sono sistemi fatti e finiti e suonano davvero alla grande come, un sistema, come ci si aspetta da un sistema Clips. Clips ha realizzato. Passando adesso al mobile, diciamo eh, qui eravamo a casa adesso. Ci muoviamo sul, eh, sulla parte mobile, è realizzato anche una serie di, di cuffie, di cuffie eh, con connettività Bluetooth e cavo. Eh, per esempio, abbiamo, partiamo con la, con, la, con la cuffia a cavo le, della serie T5, sono quattro i modelli, la T5 la prima è la modello a cavo che potete vedere. Um, nei colori nero bianco col cavetto di tessuto molto bello, e una particolarità di tutte queste cuffie che vedremo è il, il, uh, um, il, uh, il gommino, il, uh, il, il driver, praticamente è uh, um, per, uh, diciamo, rispettare la forma del, uh, del condotto uditivo, che non è tonda, sono, sono ovali. Quindi, una diciamo da una, una, una migliore ergonomia. È, è ergonomicamente studiato meglio rispetto a, uh, al, al diciamo al gommino tondo. E questo è okay. un brevetto proprio di Klipsch unico che potete trovare solo okay. sulle cuffie Klipsch. Quindi dovrebbero essere anche diciamo meno invalenti dal punto di vista del, dell'indossabilità perché comunque sono esatto. solitamente no? sono dei questi. Le, ear, le earphone sono. Delle cofettine che tendono a non stare simpatiche alle persone. Esatto. In questo modo risolviamo ehm, il grande problema, no? Del, sì, infatti del si prodotto. inseriscono molto bene nel condotto perché, proprio perché sono ovali, vanno, si, si inseriscono molto bene, non danno fastidio, diciamo a lungo termine, e eh, sono molto minimali. Sì, Quindi è proprio è, molto interessante. Con questa ergonomia ovale si proprio si va a. Uh, Diciamo, unire eh, sì, certo. queste due esigenze, non, diciamo poco invadenti e molto ben tollerabili. Abbiamo anche con lo stesso appunto, eh, driver, però in versione Bluetooth in versione sport, quindi eh, con connettività appunto eh, Bluetooth classico, un'autonomia di 10 ore, sempre nei due colori, sempre con il cavetto. Eh, di tessuto, molto molto bello il suono è molto bello perché eh, il suono clips è molto pieno molto molto qui mm, è rispettato il, il diciamo il, il codice Clips sul, sul, sulla, sulla resa sonora quindi un bel medio le voci sono belle, il, il basso mai sabrato e, e, la, e gli alti veramente ben definiti esiste anche sempre in versione neck band lati 5 con il collarino in pelle questa più diciamo pensata per un utilizzo business infatti ha un'autonomia eh, ancora più eh, ampia fino a 15 ore e molto bella molto elegante con con i, questa parte in metallo e tutto il collarino in pelle molto molto bella per arrivare anche, eh, al, diciamo, al top di gamma, che è la True Wireless, bellissimo, in questa, con, in questa eh, custodia battery bank, eh, stile zippo, sì. in, metallo. in metallo, bellissimo, è un prodotto che veramente ha, eh, ha avuto un grandissimo successo fino a quando lanciato a settembre, è stato veramente un successone. E abbiamo anche in versione nera. Sono in metallo, bellissime sono attualmente le cuffie true wireless che hanno un'autonomia, eh, hanno un'autonomia di 8 ore. Quindi, è il, è il modello true wireless sul mercato che ha più autonomia, assolutamente. Quindi, eh, se si sommano le otto ore di eh, utilizzo continuo, ovvero Uh, io le uso, le tiro fuori, ascolto la mia musica mezz'oretta in metropolitana e dopo le rimetto giù e le ricarica. E nel mio battery bank io ho utilizzato solo mezz'ora dell'autonomia dell di otto ore. Ecco questo vuol dire, non. Uh, e poi hanno anche un auto power off, quindi eh, l'autonomia è veramente. Mh, tanti si preoccupano, ma dura poco? No, 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 queste veramente io. Le uso normalmente, le carico, ricarico il battery bank una volta al mese, pur utilizzandole molto anche per lavoro. Comunque sono cuffie dotate anche di quattro microfoni, due per ogni capsula: uno dedicato alla cancellazione dei rumori e l'altro dedicato alla, alla, alla cattura della propria voce ok, quindi eh, ti devo per fare una domanda eh, qui probabilmente mi hai quasi eh, risposto sono compatibili con la gestione dei comandi vocali dei, eh, sì, dei sì, vari certo. smart okay. sì, sì, è, è ovviamente compatibile con tutti i gli, gli assistenti vocali Alexa, Siri Google eccetera, okay. eccetera, certo ok, guarda, avrei una domanda sul prego sulle eh, allora, Marco chiede se anche Klipsch è riuscita a creare un palcoscenico headstage ampio nelle sue in-ear beh eh, sì. sì perché eh, innanzitutto parliamo di eh, un prodotto che come dicevo prima eh, tutta questa linea eh, Klipsch cuffie eh, ricalca eh, per quanto possibile chiaramente da dei driver così piccoli, ricalca assolutamente l'impronta Clips. che eh, idealmente quando uno indossa, quando si indossano delle cuffie, si ascolta la musica in cuffia chiaramente si si aspetta il risultato. Eh, L'ideale sarebbe quello: il, lo stesso risultato che ho ascoltando dalle, da, dai diffusori in aria. Ovviamente il, per limiti. Non è possibile questo in qualunque, perché già che io ascolto in cuffia ho tolto eh, quello che è eh, l'aria, la musica che si diffonde in aria con tutti i pro e i contro che può dare l'ambiente. Però detto questo, sicuramente eh, Klipsch ha fatto un ottimo lavoro nel, in questo senso, con, con tutte queste cuffie, quindi regalando sicuramente un'ottima esperienza. Ok, perfetto. E pu puoi continuare se. Sì. Perfetto, qui abbiamo una tabella comparativa. Ok, Clips produce anche delle, due modelli di soundbar, eh, in quanto l'audio video eh, negli, ultimi, negli ultimi, credo, tre anni ha avuto un boom non indifferente, grazie proprio alle alle piattaforme di streaming video vedi netflix l'abbiamo citato prima david eh, quindi l'audio dei tv tante volte non, non è così soddisfacente quindi eh, per migliorare senza eh, spendere una fortuna ma in maniera eh, mirata e, e sostanziale abbiamo eh, se vi ricordate prima abbiamo anche le casse come le R41, le D6s che hanno un ingresso ottico per poter essere collegate alla TV e diventare l'impianto audio anche principale e anche della TV. Qui invece abbiamo per chi ha ancora meno spazio, abbiamo proprio delle soundbar dedicate che sì, possono essere con subwoofer, eh, pardon, eh, incluso wireless io subwoofer eh, lo posso posizionare dove voglio all'interno della stanza perché le frequenze basse non sono direttive, quindi posso posizionarlo veramente in qualunque angolo e la soundbar posizionarla o su un mobiletto al di sotto del TV, addirittura con delle staffe dedicate ehm, addirittura sopra sulla TV, sotto la TV. Che cosa hanno di particolare la Bar 40 e la Bar 48? Allora, innanzitutto la bar 40 48 perché, mh, per le dimensioni, 40, la bar 40 è larga un metro, la bar 48 un metro e venti, diciamo più dedicata a, a dei tv da almeno 55 pollici. Sono molto belle queste bar perché, sono a differenza eh, di, di altri modelli, hanno il cabinet proprio della soundbar in legno. Anziché in plastica, cosa vuol dire tutte le, non, non devo essere spiegato: tutte le casse eh, che si vedono acustiche in giro sono in legno, perché, perché il legno, l'MDF, dà quella rigidità, quella, quel supporto agli altoparlanti dove sono montati, che nessun altro materiale riesce a dare. e questa, eh, Queste soundbar sono realizzate appunto in legno per, per eh, dare quel senso di. Eh, eh, pienezza del suono e dei, del parlato che con un materiale plastico non sarebbe possibile. Quindi eh, una soundbar che regala l'esperienza di una cassa acustica. Bar 48. Okay. E la bar 48, per esempio, a differenza della bar 40, può essere ampliata, nel senso che si possono eh, aggiungere i kit su round 3. Eh, che sono due casse surround da, da posizionare sul retro per eh, creare appunto un impianto 5 più 1 in due minuti. Tutto wireless, Buono. Oh, molto interessante! Quindi, quindi è tutto wireless. Io la sombarlo, la collego al TV, il mio subwoofer che avete visto prima è wireless, lo posiziono dove voglio all'interno della stanza e i due altoparlantini. Del kit su round 3 vengono posizionati alle nostre spalle anche loro wireless. Il tutto all'interno di un solo sistema. Non ha bisogno della linea WiFi perché è un sistema proprietario, si vedono da soli, diciamo, si eh, riconfigurano. E io in due minuti ho creato il mio impianto 5.1. questo è solo. Solo per la bar 48. Ok, bar 48 Quindi, è espandibile, sì. perfetto. Quindi ma la eh, bar 48 è quella ampliabile. Il prodotto diciamo un più po' più, eh, di fascia un po' più, più alta, come esatto. Come esatto. Uh, okay. E questo comunque, questo sistema della bar 48 diciamo oltre al, eh, all'utilizzo no, classico del, eh, del video, magari apre le porte anche a chi eh, diciamo nel gioco. Eh, ha delle esigenze sì. altissime eh, creando un, un sistema surround 51 di sì. immersione nel, nel gioco, totale per esempio. Esattamente, esattamente. Poi avendo anche la connettività, non solo tramite il cavo HDMI o digitale ottico, anche avendo anche il Bluetooth, io posso ascoltare anche la mia musica dal mio cellulare, per esempio attraverso la soundbar, e anche qui lei può diventare il mio sistema audio di riferimento della stanza. Sempre Marco chiede se la bar 48 funziona anche col PC, sì, avendo, uscita, avendo tutte le uscite del caso. Sì, il PC lo, eh, in questo caso si può collegare eh, con un cavetto analogico, per esempio dall'uscita dall line, oppure via Bluetooth. Ok, anche, anche, esatto, anche um, ottico per esempio, perché io eh, sì, ci lo studio anche come la scheda eh, audio, sì. e, um, ma anche HDMI, oppure sì, eh, sai, in, certo. in realtà a quei punti però il problema è dell'HDMI del computer perché andrebbe solo al monitor, l'HDMI sì, no, sì. però comunque ci sono tutti... Ehm, i connettori del caso, ecco su PC quindi sì, senza problemi. certo, anche un proiettore per esempio, cioè, qualunque, qualunque ah, no, no, no. sorgente che abbia o un HDMI o un Bluetooth un'uscita analogica, oh, un'uscita okay. optica, e anche 5.1 comunque, perché il sistema sì. 5.1 si interfaccia con la Samba? Sì, sì. sì. Okay. esattamente, si interfaccia con la Samba e diventa automaticamente un sistema 5.1 in decodifica. Quindi okay. non c'è da fare nulla. Perfetto. Ok. Qualche menzione di Clipsh, eh, così eh, diciamo, eh, l'abbiamo già detto, comunque Clipsh è un brand che è nato in Indianapolis da appunto Paul Clipsh, eh, che ha depositato ben 23 brevetti producendo diffusori che sono diventati uno standard di riferimento per gli ascoltatori di tutto il mondo. Tra le principali peculiarità che hanno sempre connessi di i diffusori Clipsh abbiamo i Twitter a, a Tromba Tactrix. Tutti i diffusori che abbiamo visto adesso ne sono dotati, è un Twitter molto, e eh, anche qui è un brevetto, è un brevetto clipsh, eh, molto che mh, eh, ti dà quella direzionalità, quel, quel focus verso l'ascoltatore che nessun altro Twitter è in grado di dare. Quindi molto dettagliato e molto ben eh, focalizzato verso, a chi, verso chi sta ascoltando, quindi non disperso. L'altissima efficienza. <coughs> Utili eh, speaker clip, casse passive eh, o attive, sono ad altissima efficienza, ovvero con un minimo di amplificazione, il concetto è che con, con pochissima amplificazione riesco a pilotare dei diffusori anche molto grandi con una pressione acustica non indifferente. La riproduzione di impronta live, ovvero eh, molto ben eh, eh, diretta, l'impronta dire, eh, live eh, vuol dire proprio ehm, come se stessi ascoltando dal vivo chi, eh, la musica che sto riproducendo. Questo è diciamo, detta, in, detta in parole povere: il materiale ovviamente di altissimo livello è un design che è diventato un'icona, eh, molto semplice, molto minimale. Insomma, io li, li paragono: il, le, le, le casse Eclipse le paragono assolutamente a dei classici come, per esempio, i Levis 501 o i Ryban a vieto, insomma, cose che andranno di moda sempre. Ok. E la testimonianza della validità dei progetti Clips ancora oggi produce diffusori ingegnerizzati più di 60 anni fa e sono tra i prodotti più desiderati e apprezzati dal pubblico. Questa immagine, in questa immagine è rappresentata il flagship proprio di Clips la eh, Clipshorn, che è un diffusore piuttosto importante come si vede dall'immagine, dall eh, però è un diffusore che ha fatto scuola attualmente in produzione, e dal costo piuttosto alto ma con una resa senza 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 paragoni ecco un diffusore che ha fatto scuola e da quale tanti hanno scopiazzato ok va bene io con, con clip ho finito mm, okay. diciamo abbiamo visto qualche prodotto uh, pare spassereiamo un brand danese okay. uh, guarda ci ci sarebbe sì. una domanda riguardo a uh, i problemi di connessione di clip, ci presumo sul sistema della eh, soundbar della 48, perché eh, ci chiedono appunto se sono stati risolti questi problemi di connessione. Eh, perché diciamo in America fra i commenti americani, fra gli, gli utenti americani, si lamentano, appunto, di qualche problema eh, di connessione sul sistema 5.1, presumo c'è stato una probabilmente c'è stato. Un problema all'inizio, ma è stato risolto con l'aggiornamento software. Perfetto. Intanto non, okay. non credo che ce ne sia stato più di uno. Sicuramente c'è un aggiornamento software da fare, che può fare l'utente tranquillamente, scaricare il file dal sito. Dal sito ok. Perfetto. Ok, poi eh, faccio sapere se abbiamo risposto, perché l'ho vista adesso la domanda, quindi poi taglia con queste botte al microfono. E comunque noi intanto possiamo andare avanti. Ok, dicevo Iamo. Iamo è un altro brand, un brand di casse storico, di diffusori acustici, per meglio dire, nato nel 1968 in Danimarca. La Danimarca è tradizionalmente. Eh, nota per eh, la produzione di diffusori acustici in Europa. Eh, Yamo è un brand che ha fatto, fatto storia. Pensate che nel 1998 è diventato il primo diffusore per quantità al mondo, il primo pro, pardon, produttore per quantità al mondo di diffusori acustici. Yamo, eh, attualmente distribuita da Exibo, prevede eh, due, linee, due linee prodotto, ovvero la Studio 8, che vediamo adesso nel dettaglio composta da eh, diffusori da pavimento nelle tre versioni diffusori da scaffale diffusore eh, dedicato atmos diffusori centrali e subwoofer questo è Diciamo un sistema completo che va, eh, che va oltre il, la coppia, la singola coppia di, di, di diffusori stereo per un sistema 2.0. Questa è la, la, la serie Studio 8 eh, va a coprire tutte quelle esigenze che possono nascere, appunto o magari eh, di upgrade nel tempo. Io inizialmente prendo due diffusori da pavimento, poi voglio ampliare con un, voglio fare un sistema. Voglio realizzare un sistema. Home cinema e ho la possibilità di prendere lo stesso modello di diffusore del colore mio preferito e aggiungere che so al canale centrale o i posteriori. Chiaramente qui si parla usate di casse passive a differenza di prima dove parlavamo di diffusori attivi, quindi già amplificati. Queste sono ehm, non casse tradizionali, quindi passive che eh, necessitano appunto di amplificatore o decodificatore audio-video. Particolarità del, um, del sistema Studio 8 è che è stato studiato in modo da essere molto pulito nell'installazione, ovvero eh, esteticamente molto eleganti e eh, per diciamo, eh, essere coerenti con il design. Eh, per esempio qui si vede nel dettaglio il modulo Atmos, il topper che si posiziona direttamente sul, sulla cassa da pavimento e i piedini fanno praticamente da contatto eh, elettrico che eh, verrà prelevato dall'amplificatore qui in basso, dal diffusore. Molto una, una linea molto pulita. Quindi si può fare questo giochetto. Posso far scorrere la mia, eh, eh, la mia griglia verso l'alto. E creare questo effetto molto pulito. La linea Studiotto 8 si compone eh, a partire dal diffusore più grande da pavimento che è l'S809 dotato di tre eh, woofer da eh, 5 pollici e un Twitter da un, po da un pollice. Scusate il mio cane che forse ha sentito qualcosa di interessante fuori dalla finestra. Okay. <ride> Fai il proprio dovere, diciamo. <ride> esatto <ride> e, se, e nei tre colori disponibili noce nero bianco sono ehm, diffusori eh, la linea su di 8 molto compatti si, forse si riesce ad intuire un po lo shape dalla, dalla, dalla slide che vedete sono molto sono molto compatti pensati anche qui eh, per le case di oggi che non sono tutte esattamente enormi quindi io posso realizzare, eh, come abbiamo visto per Klipsch, posso eh, ascoltare benissimo anche avendo poco spazio. In questo caso, con dei diffusori tradizionali come quelli che vedete, posso comunque realizzare un sistema 2.0 tradizionale, però eh, occupando pochissimo spazio. Buono. La serie 807, la, le, il, modello, pardon, il modello 807 è eh, semplicemente l'809 con un woofer in meno, quindi due woofer anziché tre, come qui. Eh, la potenza è leggermente sopportata, naturalmente è leggermente inferiore, sono tutti diffusori con impedenza di 8 ohm, quindi la, la più tradizionale per gli utilizzi casalinghi. Per arrivare all'805, la eh, cassa pavimento più piccola eh, della serie, con un solo woofer. Passando poi alle serie da scaffale, S803 ed S801, la S803... Ah, una cosa importante, tutti i diffusori che state vedendo hanno il bus reflex al di là dell'801 che è la più piccolina della serie, ma dall'803 e tutte quelle da pavimento abbiamo, sono, sono dotate di bus reflex frontale. Questo cosa vuol dire? Eh, quando ho il bus reflex frontale vuol dire che ho uno sfogo d'aria, quindi la resa dei bassi è data da questo canale che internamente eh, all'autoparlante viene... L'aria viene convogliata attraverso questo appunto, questo canale viene eh, espulsa verso l'esterno, eh, diciamo enfatizzando eh, il basso. Se questa, questa eh, eh, presa viene eh, posizionata come spesso succede per scelta e per tipologia di, di speaker, attenzione: non perché uno sia meglio dell'altro, ma semplicemente per scelta eh, progettuale. Eh, se viene posizionata eh, posteriormente, io non posso eh, mh, avvicinare lo speaker, la cassa, alla parete, perché mi andrebbe a tappare il, il, il buco, fondamentalmente la, la, il basta reflex. Okay. Esatto. Invece, in questo caso, posso tranquillamente eh, Affiancarle alla parete posteriormente e non avere nessun problema perché il reflex mi va eh, verso l'ascoltatore, verso la parte frontale. Anche qui entrambi i modelli sempre nei colori nero, noce e bianco. Molto belle le finiture in legno nei vari colori. Della stessa serie abbiamo anche il subwoofer molto sottili, anche loro molto piccoli, guardate che bello. Questo si può per esempio posizionare sotto un divano. Se io non dovessi avere spazio per il sub eh, o mh, per qualsiasi motivo non voglio farlo, eh, volessi farlo vedere, potrei tranquillamente posizionarlo al di sotto per esempio di una poltrona, di un divano. Eh, infatti il sistema è molto 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 compatto proprio per... Il discorso di qui sopra eh, regalare, riuscire mh, a realizzare un sistema home cinema tradizionale, con casse passive con pochissimo avendo pochissimo spazio a disposizione, e questo è un grande, un grande vantaggio. Almeno al giorno d'oggi, guardando le case che ci sono in giro, insomma, tante volte uno sembra quasi rinunciare anche semplicemente a due, due diffusori tradizionali 2.0 che diceva non so dove metterlo. Eh, invece questa serie è proprio dedicata a, non solo eh, ovviamente a chi non ha spazio, è dedicata eh, a chi vuole realizzare un sistema eh, da 2.0 in su con una spesa eh, diciamo quasi mi verrebbe a dire contenuta, in poco spazio. Infatti Yamo ha sempre avuto eh, questo punto di forza nella storia che è il rapporto qualità-prezzo. Essendo un produttore di tante, avendo fatto tanti diffusori, ha sempre avuto possibilità di eh, lavorare molto sul prezzo, non sulla qualità. Qualità rimane sempre al top. Qui, per esempio, abbiamo il topper Atmos dedicato per eh, i canali Atmos e i due centrali, l'S83 e l'S81. La serie Studio 8 è disponibile anche, come vedete qui, nei vari pacchetti. Io posso acquistare un pacchetto completo dal, avendo le 809, le 807, le 805 e le 803, tutto insieme in una sola scatola. Qualora avessi bisogno già di acquistare un sistema completo dedicato all'Home Cinema. Sono disponibili anche sul negozio online. Questi pacchetti. Sì, se... sì, sì, sì. Tutto quello che vedete è disponibile sul negozio online, certo. È disponibile anche il modello S801 PM che sta per Power Monitor, ovvero una coppia di casse attive come le clip che abbiamo visto prima, un pochino più piccoline, con i Woofer da 4 e la possibilità di eh, collegare diverse sorgenti. Mm, per esempio, eh, come abbiamo visto prima, via USB, eh, la TV via eh, cavo ottico, eh, line in, per esempio, lettore CD eh, o un uh, dispositivo analogico eh, e hanno anche il telecomando disponibile nei due colori nero e bianco. Questa è una soluzione molto compatta anche per Sonorizzare al, al meglio per esempio un PC, un computer, una stazione PC, per esempio, o anche un TV, in, con due piccole cassettine io riesco a sonorizzare in maniera eh, decisamente migliore rispetto a un, uno speaker di un TV eh, il, mio, il mio sistema. Ecco, eh, la serie Studio 8 si completa con questo modello. Passiamo alla serie Concert 9, che è, la serie, è una delle due serie, la serie superiore, che si compone di questi modelli, del modello 3 vie da pavimento C97 in versione 2 e un 3 vie con impedenza 6 ohm. Quindi abbiamo, a differenza della Studio 8 di prima, della 809, qui abbiamo due diffusori. Eh, due woofer e un midrange più un Twitter, quindi abbiamo tre vie, quindi questa è una cassa diffusore che eh, ha delle caratteristiche sicuramente superiori e di volume eh, di, eh, di cabinet e che di eh, tipologia di eh, altoparlanti eh, utilizzati. Per poi passare sempre al pavimento C95 versione 2, ha due vie, quindi due woofer e un Twitter. La versione C93 secondo, che è la versione da eh, scaffale della serie con il con eh, woofer da eh, 5 pollici e la C91 versione secondo con il woofer da 4 pollici, quindi le più piccoline. Tutte casse passive, tutte con impedenza 6 ohm. Qui dedicate eh, all'ascolto tradizionale 2.0 stereo classico oppure è possibile, eh, possibile espanderle con eh, per realizzare anche qui un sistema, qualora avessi l'esigenza, eh, volessi espandere per un, per un sistema eh, home cinema, eh, vi sono appunto un canale centrale che è il C9CN, ne sembrano i due colori e il C9, i due subwoofer C910 e C912 differiscono per la grandezza del cono 10 pollici uno, 12 pollici l'altro 300 watt uno e 400 watt l'altro C912, entrambi modelli però già amplificati e qui diciamo si conclude la linea eh, Concert 9 eh, Concert 9 che negli anni è sempre stata prodotta da, da Iamo con le varie migliorie e con questo io credo di avere terminato questa panoramica su, su prodotti che possono essere eh, di facile utilizzo eh, diciamo per tutti per, okay. per portare al meglio la musica a casa e okay. grazie e ok se ci sono domande allora domande ok uh, domande ancora non mi sono arrivate però magari te ne faccio una io uh, un, qualcuno che magari inizia a facciarsi no, a questo mondo del, uh, dell'audio di qualità da quale diciamo prodotto dovrebbe partire secondo te nel senso uh, un, un cliente che dovrebbe che vorrebbe Piano piano magari andarsi a creare un, un buon sistema, ovviamente a parte no, i, i prodotti obbligati dai quali partire, quindi magari il, i primi due, eh, i primi due, le prime due casse. No? Poi dove dovrebbe eh, diciamo andare a integrare il sistema che, che vuole andare a creare. Non so se è stata. Cioè, in, eh... Da, da dove oggi da dove si può cominciare intendi tu sì. da zero esatto da zero mh, guarda eh, anche lì dipende, eh, dipende da, da quello che eh, appunto l'esigenza per esempio un sistema mh, come posso far scorrere le slide se sì, certo. vedo ancora sì, sì, sì. ok io per esempio oggi come oggi in pochissimo un pochissimo, intendo veramente poco dal punto di vista del, 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 dell'impegno spazio eh, spesa, potrei tranquillamente iniziare, o da un singolo, come avevo fatto vedere prima questa slide, o da un singolo speaker che accetta diverse eh, sorgenti. soluzioni sorgenti. dal mm. da giradischi, dal vinile, al computer, al, all'iPhone, eccetera, eccetera o ho una coppia, per esempio, di casse già attive, anche loro in grado di accettare eh, sorgenti come PC e smartphone, ma anche TV. Eh, queste sono soluzioni veramente plug and play. Eh, io posiziono le mie casse, eh, collego le mie sorgenti e ho finito. Io ascolto in, veramente in 5 minuti senza bisogno di fare collegamento, cioè questo è veramente semplice, è il modo secondo me è più semplice. Eh, qui ci, abbiamo anche il telecomando, quindi possiamo veramente mh, regolare volume, sorgente anche dal divano, quindi è proprio un sistema pensato eh, per essere plug and play. Collego mentre con coniamo, si va sul tradizionale, quindi io ho bisogno dell'amplificatore, ho bisogno di ehm, spenderci un pochino di più dal punto di vista anche del, del, del tempo di installazione del prodotto, ma lì è un'altra esigenza, io lì ho bisogno di una cassa da pavimento importante e allora mi eh, eh, dirigo verso quella soluzione. Ma eh, se uno volesse passare dal, dico, dallo, faccio un esempio stupido, banale, dallo speaker che uso in bagno per, o da là, da, eh, che magari gracchia, per ascoltare magari la musica o la radio magari questi sistemi che si vedono qui quindi uno speaker, un mono speaker eh, come potrebbe essere anche il groove eh, che è il piccolino della, de della serie ma in maniera un po' più eh, mh, così performante io suggerirei eh, il, una, un oggetto come il, il Clipsch D3 in versione 2 che accetta tutto il Tutte le sorgenti quindi anche il giradischi. Io ho tanti appassionati, tanti amici appassionati di musica giradischi. Ah, giradischi vecchio. Gira dischi che ha 50 anni e ho l'amplificatore rotto e ho il non so dove. cioè, Tante volte si lasciano lì perché non c'è chi non li ripara più. Esatto. Eh, ci sono tante cose. Invece, eh, con una soluzione del genere veramente piccola, eh, compatta, Riesco ad avere un suono incredibile perché è veramente il d 3 2 da ascoltare in casa non, non sottovalutare. Da non sottovalutare mai questo speaker perché è in grado di sonorizzare veramente compressioni sonore impressionanti per le, per le dimensioni che ha. È in grado di. ci, ci abbiamo fatto anche delle feste per dire abbiamo sonorizzato eh, ambienti non piccolissimi. Ecco quindi è, un, è uno speaker veramente performante. Eh, ma come anche il The One, il The One è un po' più piccolino, non ha il prefono, quindi non posso collegare al giradischi, però ha il Bluetooth e l'ingresso aux, quindi posso eh, in un attimo avere un oggetto innanzitutto che è bellissimo da vedere. Quindi io non devo più nascondere tutti questi oggetti che abbiamo visto oggi, non sono più da nascondere, sono da far vedere. tante volte c'è l'aspetto ah mm, la cassa non mi piace. Mm, la cassa? Questi sono oggetti bellissimi, sono oggetti molto eleganti, molto belli da vedere da vedere esatto. e da ascoltare, assolutamente, e veramente da posizionabile ovunque. Esatto. Quindi infatti, non, eh. hanno, non, hanno, non, non, non compromettono l'ambiente, ecco, anzi, forse lo esatto. valorizzano in qualche caso. E come dicevo prima, infatti, abbiamo una cassettina della Clips, mi sembra proprio il The One, eh, in negozio, quindi ora che potete tornare eh, a trovarci, ovviamente con le giuste precauzioni, potete venire a vedere di cosa si tratta. Abbiamo sia clips che diamo, quindi eh, per avere un'idea no, della qualità con cui sono sì. costruiti questi prodotti, potete venire sicuramente al negozio a Certo, il certo, negozio assolutamente eh. li, li, li avete da, da dimostrare, da vedere, sono da, sono da vedere, perché poi tante volte... Eh, Vede, parlarne così sai lascia il tempo che trovi esatto, quando facciamo gli eventi speriamo di ritornare a farli presto perché sì, adesso siamo tutti a casa insomma la, iniziamo a vedere un po' di un barlume eh, de, 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 della fine del tunnel insomma speriamo bene speriamo di ritornare attivi tutti quanti al 100% durante comunque durante gli eventi che facciamo con eh, audio del settore con exibo aperti anche al pubblico eh, diciamo sono prodotti sempre molto 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 apprezzati ecco noi dimostriamo sempre volentieri e siamo molto orgogliosi di, di, di distribuire eh, questo brand sul mercato io sono poi sono felicissimo non vi dico quanto perché veramente non la mia Ripeto, io sono un appassionato, sono musicista, per me avere a che fare con questi oggetti iconici e storici è assolutamente un piacere. Ma vedo, vedo una domanda di un Marco che dice che bisognerebbe investire di più in sistemi wireless. Oggi come oggi i fili sono un gran fastidio. Beh, eh, sì. Mm, diciamo che sono eh, poi eh, scelte eh, in base a come uno poi posiziona i fili <ride> però no. sì, ecco, fino adesso diciamo che eh, Clipsha ha investito molto in questo senso qui abbiamo parlato di, di, di sistemi anche eh, wireless quindi Bluetooth, connettività Bluetooth uh, sia il The One, The Tree, che il eh, The con la versione Google le the sixes che vedete le r41 le r51 tutti questi sistemi hanno connettività bluetooth quindi io posso connettermi dal mio smartphone con per esempio dove ho spotify e ascoltare tramite il mio per esempio clips D3, la mia musica in maniera assoluta con qualità eccezionale quindi niente spica, niente, speaker, niente cose, cose che si vedono così per strada, che io, veramente l'ho già detto, mi fanno rabbrividire, ho cuffie rotte, insomma, screpolate. Insomma, appassionati, io ho tanti amici, ripeto: appassionati di musica che eh, mi, fanno, mi fanno queste richieste: come posso fare, come guarda, è semplice. Eh, con queste soluzioni, veramente, plug and play, ti porti a casa un audio eccezionale, vai da provare assolutamente. Cioè non, eh, chiaro, noi li distribuiamo, li vendiamo, ma eh, eh, qui c'è veramente c'è molta sostanza. Ecco, Clipsh, eh, sia Clipsh, soprattutto in quest questi sistemi che tante volte si pensa essere, magari come in qualche caso, magari Clipsh ha ceduto il marchio a aziende terze che ne hanno appunto hanno prodotto dei prodotti. Bluetooth, no, no, qui c'è Clips che realizza il progetto da là alla Z. Quindi, questo prodotto deve suonare così e deve avere questi materiali. Deve essere fatto così. Tutto eh, prodotto eh, sotto eh, la casa Clips. Quindi nessuna esternalizzazione, nessuna, eh, eh, diciamo, casa cinese eh, che produce. Eh, i progetti con, con semplicemente okay. mentre questo è importante è mi hanno fatto, modo, questa no? domanda. Mi hanno fatto okay. anche questa domanda <ride> eh. che è comunque l'unico modo di mantenere di assicurarsi l'effettiva qualità del prodotto esatto prodotto. perché esatto. probabilmente cioè, ho anche in mente qualche prodotto a cui fai riferimento per esempio prendendo marshall che è un, sì. eh, che è un altro brand enorme storico eh, ci sono delle cuffie per esempio le cuffie della marshall che mh, non rispecchiano effettivamente la, la qualità che uno si aspetta di trovare per appunto quel determinato prodotto. Ma eh. guarda, parlando, sì, adesso io mi faccio una parentesi, Marsha diciamo nasce anche come, eh, di cui io sono un grande utilizzatore, ma di amplificatori per chitarra, sì. ecco, chitarra, basso, storici, iconici, che io, io uso fender. Per come fender, per esempio, mesa boogie, eh, diciamo che nasce lì, diciamo, non è, eh, è di derivazione eh, non hi-fi. Non, non okay. da casalingo, quindi ci sta che magari non, non sia il prodotto, il risultato dell'audio eh, di una cuffia o di uno speaker, Marshall magari sia differente da quello che uno si aspetta. Adesso dico così, eh, non, vorrei, non vorrei mai, anzi ma non perché, ma perché penso che sia, abbiano eh, origini differenti, tutto okay, qua, o certo. perché okay. suonino male o suonino bene o suonino meglio, ecco, non, non questo assolutamente okay. no. Sempre sulla diciamo, domanda di Marco, su questa riflessione, ehm, sì. perché comunque il, il, col il collegamento tra rete e cavo è ancora oggi il metodo migliore. Per quanto riguarda la qualità no, che uno può arrivare a raggiungere, eh, se dico bene, nel senso perché comunque il Bluetooth ha delle limitazioni per quanto riguarda la, la banda, di, eh, di... Uh, Vai, sì. Sì, 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 sì. Il Bluetooth ha un limite, Bluetooth, per esempio in questo caso 5.0 APTX, ha un limite, ma è un limite eh, alto. Nel senso, okay. nel senso che eh, posso trasmettere, per esempio, se io avessi Spotify sul mio PC o eh, sul, mio, pardon, sul mio smartphone, e volessi trasmettere via Bluetooth al mio eh, speaker eh, per riprodurre la, la, la mia musica, mh, Spotify ha un'origine. Eh, a un file eh, di una risoluzione più bassa di quello che consente okay. il video, quindi io, ho ancora possibilità. Io via Bluetooth 5.0 posso trasmettere file in qualità CD, quindi 44 bit 16 kHz. 16, eh, scusa, 16 bit 44 kHz. Senza entrare troppo nei dettagli, però in qualità CD io posso trasmettere tramite eh, smartphone. E questi speaker, tutti questi sistemi che abbiamo visto, che hanno connettività Bluetooth, possono tranquillamente riprodurre la qualità. Di un compact disk tramite Bluetooth quindi okay. è un limite alto. Okay, Se invece okay. volessi qualità superiori, dovrei collettermi via Camo e via USB, okay. cosa che si può fare con tutti questi sistemi attivi. Ho okay, capito. Però a quei punti magari eh, diciamo, eh, con altri, cioè non con split, cioè, diventa eh, inutilmente, no? cioè, lo è già il Bluetooth puoi andare tramite cavo diventa più qualitativo con determinate sorgenti tipo sì, se la mia sorgente è migliore di una qualità cd allora okay. no, potrei approfittare deve... per okay. utilizzare il, eh, per fare lo streaming via cavo, ecco quello sì però diciamo che mediamente l'utente non, eh, non ha dei file più, a parte gli okay. audiofili eh, appassionati, okay. smalettoni, quelli diciamo un po, più, eh, eh, un po' più esigenti, allora sì. Allora lì okay. magari c'è una catena audio da rispettare o tutta una, una serie di, okay. di accorgimenti. Ma qui, eh, ripeto, non, non, non c'è volendo. Si può anche fare tramite cavo tramite connessione USB. Io riesco a, avere, riesco a riprodurre dei file eh, in alta risoluzione. Con, uh, uh, che abbiano, per esempio, caratteristiche fino a 192 kHz di eh, 24 bit, quindi, decisamente in alta risoluzione, l'utente medio non ha questa, questa esigenza, esatto. qualora ci fu, più... è, è possibile. Quindi più che investire in, 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 in sistemi wireless, andrebbe investito in uh, sorgenti, come appunto, cioè tutti questi sistemi di streaming, sì. eh, eccetera, dovrebbero investire nella web, come per esempio Tidal. Come... Sì, eh, sì. Eh, sai, io um, normalmente quello che si fa, io apro, il, apro YouTube dal cellulare e ascolto la musica. Ah, aspetta, voglio sentire quella canzone dei Pink Floyd, di, di, di Ed Sheeran, di quello che vuoi. Eh, però la qualità su YouTube a meno che non abbia l'abbonamento, la, eh, insomma, è scadente. Certo, certo. Poi non posso pretendere di avere mh, insomma, la dico brutta. Se faccio la frittata con le uova marce, alla fine la frittata può essere anche bella, ma non è buona. <ride> deve, essere, deve esserci una buona sorgente, sicuramente. Ma anche, il solo, anche lo stesso eh, vinile è un'ottima sorgente. Con un giradischi, eh, diciamo, medio, con un, un equipaggiato assolutamente senza spendere cifre folli, si ha una qualità audio che è veramente invidiabile oggi, oggi come oggi, veramente non servono tanti tante, tanti oggetti, tante cose per fare per avere un'ottima un qualità. Basta sapere quelle giuste, da abbinare. Ecco. Cosa fare? Poche, queste cose. Quest questo è sì. sì, quindi io posso un, un, veramente con un giradischi come... Eh, adesso cambio slide. Io con un giradischi, per esempio, come questo Teac TN400, posso eh, con una puntina audiotecnica eh, WM95 equipaggiato già così io posso connettermi alle mie casse attive e eh, al mio televisore posso, anche lui connesso alle casse il mio cellulare via bluetooth ho fatto l'impianto e suona benissimo che suona benissimo cioè non, non, non servono chissà quali miracoli ecco, per ascoltare bene eh, la musica a casa ecco, quindi eh, lo dico per tutti quelli che hanno lasciato lì Nell'angolo guasto oppure che ci sono troppi cavi oggi, troppi cavi non servono. Serve veramente poche cose. Uno speaker, eh, come abbiamo visto, una coppia di casse attive ed il problema è veramente risolto, ma con una qualità veramente eccezionale. E uno, tante volte, eh, ripeto. Viste io di persona o amici, conoscenti che mi dicono cosa posso fare, Greg. Dammi un consiglio perché io posso riparare. o in mobiloni ancora, magari di apparecchi consumer di 35 anni fa, che purtroppo magari non sono più riparabili o hanno perso tutte le funzionalità, volumi che gracchiano, insomma. E con una spesa veramente ragionevole, oggi è possibile eh, godere di questi fantastici capolavori che sono i dischi in maniera, in maniera eccellente ecco. okay. ok allora io ti ringrazio per, tutto, per tutte le informazioni tutti um, i consigli che ci hai dato io domande non ne vedo uh, arrivare eh, quindi uh, potrei anche concluderla qua se non non per rompere la condivisione quindi, okay. sì, ho già interrotto ok perfetto okay. ok perfetto e, um, quindi questo, se comunque eh, avete altre domande e non vi abbiamo risposto, potete continuare a commentare qui sotto oppure sul nostro sito abbiamo la chat in tempo reale con i nostri esperti, quindi a disposizione, siamo sempre comunque a disposizione come negozio. Eh, io di nuovo ringrazio eh, Greg per essere stato con noi, ringrazio voi per averci eh, seguito, ovviamente, e vi rimando al prossimo eh, webinar che sarà giovedì 14, quindi fra due giorni torniamo sulla fotografia. Torna Massimo di Fujifilm e si porta dietro un ambasciatore di Fuji eh, che è Alex Liberani. Parleremo di street photography. Quindi, uh, street photography ovviamente in chiave Fujifilm. Sarà un'ottima occasione per eh, chiedere appunto eh, informazioni, per eh, chiedere dei suggerimenti su tecniche e attrezzature eh, da usare in questa. In questo modo di fotografare e anche diciamo in generale per quanto riguarda Fuji. Eh, tornando comunque a Gregorio. Ti eh, saluto, grazie. Grazie, grazie, davvero... grazie, grazie Davide, grazie allo store, sì. grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Grazie per le domande. Esatto. Mi piace sempre quando arrivano le domande, così chiariamo dubbi, veramente in diretta. Grazie. Sì, perché, grazie a tutti. è tutti no, di certo. l'obiettivo di queste dirette. Quindi, ecco, eh, Grazie ancora, noi ci vediamo giovedì e quindi buona serata a tutti. Buona serata, ciao!